Quindi adesso vi faccio vedere l'intro, ok? Quindi creerò una nuova partita e poi carichiamo invece il salvataggio mio, vi spiego quello che ho fatto, insomma. Perché non sono andato avanti proprio per evitare di andare troppo avanti, volevo portarli là. Io volevo portarvi l'inizio in live, però ieri c'è stato purtroppo quel problema con l'attivazione e rip. Le musiche mi piacciono da morire. So che voi la sentite bassa adesso questa, però. Vediamo un po' com'è l'audio. No, ok, tutto al massimo. Voglio abbassare solo un po' gli effetti sonori. Però sentite già la musica che è tanta roba? Si sente? È quello stile... Sì, sì, bravissima Moon. Allora, facciamo una nuova partita. Avviando una nuova partita, sono gli attuali salvataggi automatici. Sì, perché tanto c'è il caricamento. Voglio farvi vedere l'intro, raga, perché secondo me è importante. Pure per capire che cosa succede nel gioco. L'audio dovrebbe stare a posto. Quindi io mi sto zitto e ve lo faccio vedere. Splendida Hera, madre divina, saggia. Madre Hera, buongiorno Dinetta. Che scuote la terra. Zelante Artemide, con la sua mira letale in grado di trafiggere perfino il cuore di un colibrì. Cani travestiti da dei. Tutti loro. Riesco a vederti. Vieni più vicino. Bello. Aiuto! Per favore! Aiuto! Non è colpa tua. Tu sei una vittima. Come tutti i mortali. Create dalle mani degli sciocchi. Riflessi schiacciati di uno specchio rotto. Guarda i tuoi dei. Questa qua ha ucciso 6 bambini innocenti per soddisfare la sua rabbia. 6 bambini innocenti, minchia. Ardono di gelosia, ingannano, combattono e uccidono. Sono crudeli, vendicativi ed egoisti. E, come per il tallone di Achille, queste debolezze saranno la loro condanna. Io non ho tali pecche. Gli altri sono caduti. Solo uno resta tra me e la riabilitazione dell'Olimpo. Solo il più stolto, arrogante, ottuso e presuntuoso figlio di Crono che mi ha intrappolato nel sottosuolo. Il solo e unico Zeus! Mi sei mancato molto, Prometeo, il mio cugino prediletto. Mi hai incatenato a questa roccia. E un'aquila si nutre del mio fegato. L'ho fatto per amore. Tu hai bisogno del mio aiuto. Tifone è libero. Una volta hai combattuto al fianco dei titani i suoi alleati. Convincilo a fermarsi. Non è così semplice. Io sto zitto perché vi sto facendo sentire la storia, raga, perché è importante secondo me. Non ci riesco. Anche perché da qui si capisce il tipo di narrazione che ha questo gioco. Avanti. Colpiscimi. Non posso. Ha preso il mio fulmine, ha preso tutto, anche gli altri dei sono scomparsi. Guarda i mortali. Ormai è fatta. Quei malefici, anche stupidi scialbi parassiti sono stati tutti trasformati in pietra. Uno di questi malefici parassiti sta per salvare il tuo sedere reale. Che culo! Il mio sedere è belle che al sicuro nelle stalle di Augia. E i mortali non saranno mai niente. Guardate che figo che c'hanno le costellazioni sul... Vuoi fare una scommessa? Se vinco, sulla pelle. Ciò che ho commesso rubando il fuoco e facendoli sopravvivere diventa un favore. Ritieni che la tua punizione sia ingiusta? Direi che è un po' esagerata. Grazie Udis, grazie per il follow. Se vinci, smetterò di punirti e ti lascerò andare. Ma è bellissimo, tutti gli dei hanno questa sorta di glitter con le costellazioni addosso. Costo. D'accordo. Che la storia di Phoenix sia la mia redenzione. No, non un'altra storia. Questa quanto tempo dura? La mia storia ha inizio in mare
Una nave di soldati di ritorno. Ok, questa è la storia iniziale. Lontana. La loro vittoria messa a repentaglio da una tempesta inattesa. Il mare si agitava senza sosta. Le onde divennero schiuma. La linea che separava il cielo e il mare era scomparsa. Le creste svettanti delle onde sprofondavano in valli profonde. Sì, come qualcosa... il Tartaro. Lo fa a livello professionale. È un'arte. Insomma, la nave non aveva alcuna possibilità. Vedo che sei in linea con le battute del gioco, come previsto. All'alba è bellissimo, Moon, veramente. Sui pochi superstiti rimasti. Ma la parte che mi piace di più è la creazione del personaggio, è fantastica, raga. Scudi, guardate, che sognava le battaglie, ma non aveva mai visto neanche Aspetta, una scaramuccia. Non dirmi che... Cioè, raga, io penso che la creazione del personaggio... Io penso di... Che questa creazione del personaggio sia una delle più fighe che abbia mai visto. Voi direte perché? Perché lui sta raccontando la storia di Phoenix. E lei... Sì, Sid. E che cosa succede? Che giustamente il personaggio lo fai come vuoi tu. Però lui sta raccontando. Quindi che succede? Che se io scelgo i capelli... Capelli come... Una cascata sulle rupi di Santorini. Raga, che figata è? Scelgo il verde? Il colore del vomito di Poseidone. Mi dai un motivo in più per non si... Bene, giusto, mi sembra giusto. Più di terra e mostra... Ma guarda che figata, cioè lui commenta quello che tu fai. Non tutti. Il colore delle labbra fredde. Cioè, è bellissimo, raga. Carbonizzati. Puff. Ardenti. Brucianti. È una figata, raga. È troppo bello. Torno indietro. La barba. Alla barba. Come i peli del petto di Apollo. Come i peli del petto. Ma di che cazzo stiamo parlando, raga? È una barba bionda. È verde. Ma non saprei. È troppo bella sta cosa. Ma la cosa più bella è la pelle, raga. E la pelle. Sentite che cosa dice. Kumi, sei pronta? Io voglio che Kumi mi dice: sì, sono pronta. Vai, fammi eroina in un film Disney, realizza il mio sogno. In realtà, Moon, ho già fatto Kumi nel mio salvataggio. Io voglio che Kumi ci sia e sia pronta. Perché adesso dice una frase. Ok, sei pronta per la frase? Abbronzato come me in spiaggia. No, non è questa, forse è questa. No. La pelle scura come le olive, quelle buone, non le verdi. La pelle scura come le olive, quelle buone, non le verdi. Attenzione. Arrabbiata, ma per cui te lo... Moon. Attenzione. La pelle scura come le olive, ma quelle buone, non le verdi. Perché le olive devono essere nere, cazzo. Le olive devono essere nere. Gioco di merda. È il colore dello yogurt greco. È bellissimo, raga. È raga, sta creazione del personaggio mi piace da morire. Mi piace veramente da morire. Questa è chiaramente Eivor. Praticamente potete fare Eivor e potete fare Cassandra. Lo potete fare maschio. Sveglia, devo svegliarmi. E lo potete fare femmina. La tempesta. Ok. Sveglia. Io adesso devo esco. Svegliarmi. Ah no, facciamo applica. Eccola, la vedo chiara come il giorno. Quelle buone verdi enormi, dolci, mamma mia, quelle prese al mercato. Persona di grado più basso. Come sono meglio quelle verdi? Portava gli scudi. Ok, allora. Sognava le battaglie, ma come non si... aveva mai visto neanche una scaramuccia. Raccontava che nome. Ok. Da qui, forse adesso torniamo a noi. No, dobbiamo fare salvataggio online. Carica da online. Perfetto. Allora, che cosa è successo poi dopo questa parte qua? Dopo questa parte qua lei si risveglia sulla spiaggia. Non ha ovviamente nulla. Non ha nulla. E anche il fratello, che è un, a quanto ho capito, è un uno un eroe importante, un campione importante, che per quanto è importante, per quanto ha valore, ha ricevuto la spada direttamente da Achille. Da cui il famoso tallone
da killer. E quindi lei trova questa spada, la prende e inizia il processo di tutorial. Quindi ci fa arrampicare. C'è il sistema della stamina di Breath of the Wild che si amplierà piano piano raccogliendo i fulmini di Zeus. E trova nel primo... come si chiama? Nel primo dungeon del Tartaro. Io sono ignorantissimo nella mitologia greca, non so perché ha lo stesso nome di quello che ti viene tra i denti, se non te lavi. Però, insomma, Tifone ha creato questa sorta di dungeon, nei quali poi alla fine c'è un po' di parkour da fare, un po' di enigmi da fare, e verso alla fine io ho trovato le ali spezzate. Quindi adesso posso fare il doppio salto, posso picchiare, e sto raccogliendo l'ambrosia, che è quella che poi mi permetterà di... Dove devo premere qua? Quello che mi permetterà di aumentare le abilità. Cosa che io adesso non posso fare, perché probabilmente è una possibilità che ancora devo sbloccare. Ok? Vedete, io ho sbloccato a mezz'aria, eccetera, eccetera. Quindi questa è una cosa che... ma si può fare il salvataggio rapido da qui? Ottimo. Questa è la mappa. Questa è la mappa intera. E questa invece è la mappa della prima zona, che in genere è la famosa mappa... Perché, poverina? È la famosa prima mappa di Assassin's Creed, cioè il punto da dove si parte, dove ci sono tutte le parti del tutorial. Io mi sono arrampicato sopra una statua enorme, che era, mi sembra, qui, se non sbaglio. Sì. E da qui ho osservato attorno e ho, evidenziato sulla mappa... alla barbona. Ho evidenziato sulla mappa questi punti che sono Ambrosia, qui c'è la sfida piccola, uno scrigno epico. Qui c'è una cripta inesplorata, perché le cripte sono quelle che poi mi permettono di andare e sbloccare cose, quelle che vi ho detto, le cripte del Tartaro. Questa l'ho già fatta. Come funziona sbloccare questi obiettivi? A differenza di Assassin's Creed, anche se io ancora non ho ben capito come funziona, io mi sono arrampicato qui, che è un punto di sincronizzazione. Cioè, avete presente quando andate sulle torri di Assassin's Creed, fate il triangolo e vi evidenzia tutti i punti di interesse attorno. Questo non succede più in Valhalla, purtroppo, è una cosa che io odio, e non succede in questo gioco. Però andando lì sopra io ho potuto effettuare questa funzione qua, che è la vista focalizzata, una cosa del genere. Che cosa succede? Che io, guardandomi attorno, ho il controller che mi vibra e lui mi dice che qui c'è fondamentalmente qualche cosa. Quando io becco il punto preciso, faccio RT e lui mi dice che lì c'è una cripta del Tartaro. Questa è una cosa che va fatta, secondo me, perché vi facilita molto. Qui ho trovato l'ambrosia. Una cosa fighissima che ho fatto vedere stanotte sul gruppo, per chi non è nel gruppo, punto esclamativo Telegram, entrateci, è che, per esempio, sul controller dell'Xbox vibra il controller. Sul controller della PS5, invece, è il grilletto che vi fa da... Grazie, Moon. È il grilletto che vi fa da radar. Quindi, anziché vibrare il controller, è il dito che... Cioè, andatevi a vedere il video, perché è una figata paurosa. È bellissimo. Se volete, ovviamente, andate su Telegram. L'unica cosa che non ho capito bene... Ah, c'è anche Discord, giusto? L'unica cosa che non ho ben capito è questa. Se io sono costretto per tutto il gioco a fare sto lavoro, perché alla lunga, secondo me, rompe un po' le palle. Sta lì a fa così e vede se vi vibra il controller. Quindi vorrei capire se questa è una cosa che si può evitare o se sarà obbligatoria. Io, che sono uno che si vuole fare tutte le cose, è pure Instagram, mi sembra giusto, uno che si vuole fare tutte le cose, penso che questa meccanica qui sia un po' una rottura di palle, una certa. Quindi spero che si possa, in qualche modo, facendo determinate azioni, sbloccare un po' tutto. Però nel frattempo è apparso tutto in una bussola. Io so che a 113 metri c'è uno scrigno epico e la mia missione è a 102 metri. Raga, io spero che i volumi siano buoni. Nel dubbio abbasso poco poco, perché ho paura che siano troppo alti. Ho la web fuori sync. C'hai ragionissima. Prova. Sassa. Prova. Sassa. Ok, adesso si è ripresa un po'. Ogni tanto... questo è purtroppo il... vedi che rallenta la web, vedi? Prova, prova. Vedi, adesso è di nuovo.
Questo è purtroppo il problema di da questo sistema qua che ho messo io. Raga, purtroppo... Allora, facciamo così. Ecco, così non vedete la web fuori sync e non vedete neanche la mia faccia da cazzo. Che dite, giochiamo? Ovviamente stiamo parlando di un action... non lo definirei RPG, ma comunque un gioco action. Noi potremmo andare qui e sfanculare la missione, però in realtà ci voglio andare... In che cosa consiste la nostra missione adesso? Consiste nel fatto di andare a... beccare un tizio che abbiamo visto appeso a un grifone. Quindi cerchiamo di... Ah, questo è il mio doppio salto, sono le mie ali. Lo so che ci so, lo so. Purtroppo vedo che sta proprio scazzando la webcam, cioè rallenta proprio. Non so come fare, raga. Abbiate pazienza. L'unica cosa che vi posso dire, abbiate pazienza. Moon, perché quello che tu vedi che non ho lo sfondo non è un green screen vero, ma è un effetto della scheda video. Quindi probabilmente c'è qualche impiccio con sta cosa e il gioco aperto, non lo so. Non lo so. Dai, non è... Cioè, fondamentale penso sia che il gioco si muove bene. Posso anche fare un'altra mossa, ossia la dash, e poi le ali mi si attivano per farmi correre di più. Ok? Quindi andiamo a vedere... Intanto vorrei andare prima nel... lo so, l'unica cosa, se mi lagga il gioco mi dovresti avvertire, quello mi interessa tantissimo. Se mi lagga il gioco, perché è più importante per me. Se non lagga il gioco va bene. Ah, dovrebbe esserci lo scrigno epico qua o sbaglio? Però c'è un lucchetto. Perché è lucchettato? Ok. Allora, invece per quanto... Cos'è sta roba? Ah, ecco perché è lucchettato. Una gorgone? Allora esistono. Che schifo. Cos'è quel luccichio? Ma che schifo. È la chiave, mi sa. Magari se la colgo di sorpresa. Ok. B, abbassati. Abbassati una scoda di 3 cespugli per ridurre la tua visibilità. Se usi correttamente questa abilità puoi evitare i combattimenti e sferrare attacchi furtivi ai nemici. È bello, Moon, è bello, è veramente bello. Quindi ci possiamo nascondere anche tra i... Assassin's Creed, raga. Ah, dicevo, noi abbiamo due tipi di attacchi. Attacco leggero e attacco pesante. L'attacco pesante è con l'ascia. Buongiorno, Nick. Ah, ma era proprio un pezzo di equipaggiamento. Nick, comunque il l'immagine di questo gioco è sbagliata sul bot. Non so se è normale. Se... Il più forte dei mortali, lo sterminatore di mostri, aveva sfidato Hera e ottenuto l'impossibile indossando quei parabraccia. E ora appartenevano a Phoenix. Che colpo di fortuna! Che bucio di culo. Eccolo il tizio. No, io non voglio andare dal tizio, io voglio il forziere. Sei deficiente allora, scusa. Che bella che è lei, porca puttana. Sì, no, immaginavo, Nick. Dopo aver sconfitto la Gorgone che aveva teso un agguato a Eracle... Ma che fai? Che succede alla tua voce? Eracle? Sì, quello. È così che si dovrebbe pronunciare. Sembra una bella fatica, ma è il tuo funerale. Solo che non posso morire. Non me lo ricordare. Allora, abbiamo sbloccato un'abilità nuova. Per gli dèi. Che è la forza di Eracle. Bellissimo, praticamente Zelda. Potessero spostare questa. Per Ade, voi due, prendetevi una stanza. Ok. Serve l'altra pecora. Easy. Buongiorno Bettino. Criniera dell'orgoglio. Accedi al menu dell'inventario. Ok. 150 danni contro i nemici indenni. E quell'altra categoria? 4?
Personalizzazione, copricapo. Ah, qua possiamo metterlo o toglierlo. Ok, e sinceramente io lo toglierei. Che cos'è personalizzazione? Set armatura del leone, ok. Io lo toglierei perché, cioè, mi piace troppo sto personaggio, è troppo troppo bella. Quanto costa questo gioco? 70 euro. Ah, una cosa che non vi ho detto, che è una figata tra l'altro, è che il gioco è disponibile per PC, PlayStation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series X e Nintendo Switch. E tutti i giochi sono compatibili con lo stesso salvataggio, quindi potete iniziarlo per PC, magari giocarci su uno schermo grande o su console, su PS4, PS5, e poi continuarlo su Switch in giro. È spettacolare. Se ti serve una pecora te la posso portare. Allora, qui abbiamo fatto lo scrigno epico, l'abbiamo preso. Dobbiamo andare a trovare quel tizio. Questa è una figata perché, cioè, sapete che... E poi tra l'altro su Switch gira pure molto bene, 30 fps ovviamente, ma gira bene. Quindi hanno fatto un'ottima cosa. Io vedo la sì, la facecam lagga un botto. Purtroppo è un qualcosa che ha a che fare con OBS, come al solito, che è stronzo. E niente, appena metto il gioco comincia a laggare. Quindi o la tolgo oppure la teniamo così, raga. Purtroppo è... lagga un botto. Lagga veramente un botto. Con lo scrigno epico fai gli spacchettamenti epici. Esatto. Bello OBS. Perché altrimenti dovrei riattivare la webcam normale. Però rischio di fare casino. Rischio di fare bordello. Quindi non lo so fino a che punto voglio farla io sta cosa. Non lo so sinceramente. Vediamo un po' che succede se faccio così. Aspettate, diciamo che... Allora, facciamo così, raga. Facciamo così, dai. Togliamo... Facciamo così. Il problema è il green screen. Non ho il green screen, per questo... È per questo che crea problemi questa cosa. Però vedo che vi tilta parecchio. Quindi visto che vi tilta così tanto, a sto punto evitiamo il problema alla radice. Ho 18 webcam adesso. Che cazzo sta succedendo? Aspettate, eh. Il problema, sapete che c'è? Che è troppo piccolo, io non riesco a capire come cazzo. Ecco. Facciamo così. E facciamo così. Inception, sì. Però vedete che mo è un casino perché... Non so come cazzo... Allora, facciamo così. Facciamo una bella cosa. Togliamo fuori questa. Togliamo tutto stambaradan. E per oggi ci teniamo la webcam così. Vedi, se io stavo su PC non avrei avuto... Se fossi stato su PC non avrei avuto tutti questi problemi. Cioè, su PC, su PS5. Facciamo così, dai. Che dite? Meglio? Mi dispiace solo perché era figo avere la webcam in quel modo. Però vi tilta tantissimo il fatto che vada a scatti. Quindi facciamo così e risolviamo il problema, ok? Su PS5 non avevo... No, su PS5 non ho il gioco in esecuzione che mi crea problemi. Comunque questi problemi solo con i giochi Ubisoft succedono, eh? Tra parentesi. Comunque dai, ci teniamo la webcam così, tanto la quality stream lo sapete, no? Sul canale mio, solo quality stream. Ma vogliamo andare avanti un po' nel gioco, cazzo? Che dite? Riesco ad andargli da dietro a sto stronzo? Secondo me sì. No, pure perché gli do una bella zella. No, come non detto. Ma che stai facendo? Ah!
Ok, fuori uno. Oh, questo scudo di merda. Ok. C'è anche il multi? No. Questo è un gioco bello fatto e finito. Li abbiamo fatti fuori tutti, sì? Sì. Ok. Dov'è sto deficiente? Che scappa. Poi non ho capito perché. Che bello, è a forma di tartaruga. Watch Dogs Legion, problemi. Assassin's Creed Valhalla, problemi. E adesso anche questo qui, problemi. Ecco perché io sono sempre più convinto che mi conviene comunque fare le cose da console. Perché io qua attaccavo la PS5 e stavo apposta. E io ho scaricato Origin e ancora quel coso vecchio brutto. Sì, vabbè, Origin ha sempre fatto cagare. No, almeno, quantomeno posso dire che il gioco gira bene. Almeno questo. Certo che tripla A. Ha voglia. Ma ce la faccio? Direi di no. Ah, ok, sì, ce la faccio, dai. Forse. Forse. Mi sa di no. Mi sa che devo arrampicarmi da un'altra parte. No, ce l'ho fatta. Dai, dov'è sto demente? 47 metri. Ma è giù. Vabbè, intanto io ho... È vero, ecco perché c'ha tutti questi problemi. Ho trovato ambra dorata. Ma perché devo trasportare queste cose? Ma c'è qualcosa sotto? Ah, così proprio. Nice. Allora, dov'è lo scemo? Ciao, Dinetta, buon lavoro. E buona giornata. E grazie per essere passata. Questa è sta roba gialla che non so cosa sia. Dobbiamo beccare il tizio. Sta giù. Va giù dove però? Va bene. Buon lavoro, Abby. Ah, ma si entra qua dentro. Dillo prima. Come faccio ad entrare? Bella domanda. Come fai ad entrare? Tieni premuto LB e Y trascina oggetto. Vabbè, questo praticamente. Ah, sì, mi ricordo sta cosa della piuma e del fregno. Quindi facciamo così e così. Prova a citofonare e dire solo... Allora si strunze, scusa, eh. Ah, devo lasciare premuto? Ah, no, ok. Sei caduto in quella cripta. Ti salverò! Vorrei capire come c'è. Come c'è andato a finire dentro. Ok, allora. Questa è la cripta, quindi vi faccio vedere come funziona. È praticamente come le cripte di Breath of the Wild. I sacrari, più che altro. Ah, voglio chiudere l'applicazione di Nvidia. Invece di andare al tempio di Apollo per parlare con l'oracolo, Phoenix sta inseguendo questo sconosciuto. Phoenix, una persona davvero di buon cuore, voleva aiutare il misterioso sconosciuto. Non riesco ma a chiuderlo. Senza dimenticare che si stava avvicinando sempre più al tempio di Apollo e alla soluzione alla terribile maledizione inflitta al fratello e ai soldati suoi compagni. Oppure apri. Oh, sì, ricordami di cancellare i miei errori a livello narrativo. Zeus, una persona davvero di buon cuore, uccise la sua prima moglie trasformandola in mosca e poi mangiandosela. Cosa? È accaduto questo a Meti? Pensavo fosse in visita da sua sorella a Babilonia. Ops. Ops. Quindi le cripte sono fondamentalmente dei livelli puzzle. Me lo faccio giocare sulla Play sua, me lo compro troppo bello su innamorato. È bello. Davvero bello. Ah, ok, vedi? Questa mano può essere piuma, può essere ferro. Quindi, come mi ricordavo dalla demo, c'è anche da scegliere quale
mettere su e quale mettere su uno e quale mettere sull'altro. Quindi questo va qui. Questo faccia cucì. Cos'è? Ah, questo si spinge. Cos'è sto robo? Che è sta roba? I don't know. E non abbiamo ancora le abilità speciali, Moon, perché tra poco sbloccheremo anche delle abilità speciali di combattimento, che sono una figata. Se giochi... Che gioco di ieri? Quale gioco avete giocato? Tra l'altro possiamo anche volare con le ali, ma è una cosa che ancora non posso fare. Allora, attiva. Attiva mi dà una cassa lì. Io posso prendere e mettere qui? No. Trova l'arco. Aspetta, dovrebbe esserci un arco da ste parti? Ah, ma non è che semplicemente la butto qua e salto su? Ok, cioè sono deficiente io, raga. Perché vedevo quell'occhio e dicevo che cazzo è? Allora, questo che fa? Questo fa cucì? Questo fa cucì. Ok, lì c'è una piuma. Perfetto. Ah, vabbè, la stessa cosa qui. Ok, questo è facile. Che forza sta diva. Bella B. Quello delle fiammelle. Stavo giocando a Fireboy Water Girl, ma sono una pippa. Non ho mai sentito, non so cosa sia. Questo? Ah no, questi erano gli indicatori che si sono attivate le piattaforme. Il simbolo di Itaca. Odisseo. Il simbolo di Itaca, Odisseo. E abbiamo sbloccato l'arco. Un gioco magico, immagino, guarda, immagino. Ma non riuscivo manco a saltare. Nice! Ma quanto è bella, raga. Basta solo essere veloci. Vediamo se hai controllo. Chi sei? Mostrati. È Tifone, scema. Ma vabbè. Cos? Ah, devo farlo da qui, mi sa. Ok, uno. Due dei bersagli sembravano abbastanza semplici da colpire, ma il terzo avrebbe richiesto l'abilità di un arciere provetto. Figuriamoci, i ragazzi di oggi giocano con le conchiglie, tirano pietre, fissano i muri, sono iperattivi. LT più RB. Madonna, che figata! Bellissimo! Mantieni quella mano ferma, che figata! Potresti sopravvivere. Che figata! Ma che messa di... È bellissimo, cazzo. Immagino sia così. Sì. Ah, e sono diventati due, ok. È praticamente un Breath of the Wild, però è bello questo. Ops. Sono infinite. No, oddio. Sì, in effetti ce ne ho 6 di 6. Forse si ricaricano col tempo. 5. Ah, vedi, si ricaricano.
5 di 6. 6 di 6, perfetto. Sì, sì, si ricaricano col tempo. E ho preso un altro fulmine. Allora, voglio capire una cosa. Io ho 4 segmenti di stamina. Meno male che non devi craftare, è vero. No, che sul Game Pass, magari. Magari. Vedete che sbrilluccica anche lei quando ha preso il fulmine. Sbrilluccicava come gli dei iniziali. Ah, qui c'è della roba, ma non ho capito se la devo pigliare o meno. No, no, niente. Allora, erano 4 segmenti. Voglio capire se mi aumentano. Ma il tizio? Con l'agilità di Achille, la velocità di Atalanta, l'astuzia di Odisseo e la forza di Eracle, Fenix era pronta ad affrontare qualunque cosa avesse in serbo il futuro. Io mi sono innamorato di sto personaggio. È questo quello che ha da offrire? Buona fortuna. No, sono sempre 4 i segmenti. Nuova visione, vista appannata. Sono quasi all'oracolo. Il desiderio di salvare i compagni e il fratello aveva aumentato la determinazione di Fenix. Troppo facile. Questa cos'è? C'è un botto di roba, raga, che io sto sorvolando però, perché vedi c'è lo scrigno, sfida mitica, non so cosa sia. Qui c'è uno scrigno epico. Io me ne vado di qua, raga. Oh, bella ricca. Poi per ora basta, quando mi viene in mente altro te lo dico. Ah, dei giochi per il gioco. Eh sì, no, vabbè, Nick, secondo me dovresti, ci sta. Tranquilla, c'è l'acqua sotto. Questa a Riccardo gli piace però, perché cioè è il team, è sviluppato dal team di Assassin's Creed Odyssey, è già qui. E in più è basato sulla mitologia greca, tu ne sai a pacchi, quindi c'è qualcosa qui? Sì che c'è qualcosa. Devo andare qua. C'è un facocero. Svengete. Sì. Questo ci vogliono una settantina d'euro. Ahimè. Robbe nascoste qua. Io però devo. Io spero che ci sia un modo per avere le cose sbloccate sulla mappa facendo determinate azioni piuttosto che andarsela a cercare così, perché sennò. Ma dov'era lo scrigno, scusa? 164, 103. Ma perché non morite? Oh. Cross save, assolutamente sì. Spingete! Posso fare così, giusto? Aia! Madonna, mo che sblocco le... le abilità di combattimento, godo. Le ho viste nella demo, sono spettacolari. Bacon. Allora, questa che cos'è? Allora, qua c'è lo scrigno epico. Oh! Dai, su. Mamma mia, volano proprio. Guarda quello. Ok. Cos'è? Ma che cazzo fai? Ok. Ho inserito qualcosa. Ma non posso entrare. Probabilmente devo avere 4 di queste cose. Che non so neanche. Non sapevo neanche di averne una in realtà. Quindi questa parte qua mi sa che ce la possiamo scordare.
Meno che non ci sia qualcosa qui. Ok, possiamo entrare lì dentro. Però mi serve qualcosa che faccia da peso. Ma secondo me quella cosa che fa da peso sta qua dentro. Perché i vasi non me li prende. Fammi avvicinare di più al vaso. No, i vasi non me li prende. Non ci sono pietre. Qui c'è una statua. E ci sono delle pietre. Ok. Quindi posso farlo, mi sa. Perfetto. Vediamo che c'è qui dentro. Cos'è? C'è niente. Ah, questo è per riaprirlo. Posso scendere qui giù per ottenere il nulla cosmico. Ah. Attenzione. Attenzione. Posso andare di qua? No, qua è lo stesso punto. Per riemergere di qua, che sarebbe... Ah, ok. Quindi forse gli interruttori stanno tutti... Ah, ma bastava andare di qua. Non ho capito. Sì, sì, è un puzzle. No, io pensavo che quei fregni là io dovessi trovarli. Invece no. Però non ho capito. C'entravo di lato e lo attivavo. Quindi mi sembra strano. Perché c'è sto passaggio sotterraneo? Tra l'altro io sento un suono tipo come se ci fosse qualche... Però lo sento in alto. Come se fosse qui fuori. Ah, si è aperta dopo. Ok, sono deficiente. Sono deficiente, pensavo si fosse aperta... Cioè fosse già aperta. Vabbè, rip. Ok, quindi questa l'ho aperta. Cioè, l'ho attivata e si è aperta la porta. Perfetto. Ora io sento quel tintinnio. Forse è qui sopra o forse è sopra quelle colonne lì. Che bei versi che fa quando... io credo che sia un... Veramente un bellissimo personaggio. Tra l'altro è bella proprio lei. Ah, eccolo lì, è l'Ambrosia. Ok, l'Ambrosia, vabbè. Purtroppo non è la soluzione all'enigma, però... Questa la prendiamo, che ci servirà per sbloccare. Qualcosa sarà lì sopra, probabilmente. Vediamo. Quanto mi piace, raga, quanto mi piace. Questo è proprio il sostituto perfetto di Odyssey. E che c'è qui sopra? Possibile che non ci sia nulla? Strano. Sento ancora quel suono. È questo, mi sa. Cos'è? È bloccato. Ok, c'è qualcosa da fare qui per sbloccarlo, mi sa. È pieno di enigmi, raga. Allora, lì c'è la piuma. Ok, però è tutto bloccato. Oh, dai, un po' di forza. Su. Non lo so, non lo so. Allora,
Dovremmo riuscire a cercare. Cioè, dovremmo riuscire. Cioè, in italiano, dovremmo trovare quell'altro pulsante. Cioè, perché io non so se sta da queste parti, ma credo di sì. Ma se io facessi così? No, niente, non me lo segno. Vi viene in mente qualcosa a voi? Che siete sicuramente più intelligenti e attenti di me? Qui non c'è nulla. Allora, intanto vediamo se si è acceso il secondo. Ma credo di... Sì, si è acceso il secondo. Me ne mancano due, però io non vedo nulla attorno. L'unica cosa che abbiamo trovato... Ci piace... A me piace moltissimo. Cosa? Allora, praticamente questo... Ci sono quattro pulsanti per aprire quella porta e non riesco a trovare gli altri due. E poi c'è questo puzzle che non so se è fattibile già. Perché alcune zone non sono fattibili se non hai determinate... Aspetta, ma qua ci si va su? No. Se non hai determinate abilità non puoi fare determinate cose. Quindi può darsi pure che io sto facendo una cosa che non... Cioè, in realtà è molto probabile che io stia facendo qualcosa che non devo fare, perché la missione mi dice di andare da tutt'altra parte. Però come al solito, Kumi, lo sai, no? Il filo d'erba. Puoi bruciare le liane? Allora, la freccia sembra prendere fuoco, o no? Ma non si capisce. Aspetta, forse posso far passare la freccia attraverso il fuoco? E si infuoca, può essere? No. Ok, prende fuoco la freccia. La freccia prende fuoco, quindi potrei fare così. Ok, no. Siamo stati... Cioè, sei stato molto intelligente a pensarci, però non funziona. Ok. Allora, secondo me me ne devo andare qua, raga. Parliamoci chiaro. Sto proprio in un punto in cui non devo andare. Probabilmente lì bisogna... bisogna arrivarci dopo. Questa? No, non ce ne frega un cazzo. Questa non ce ne frega un cazzo. Ok. Va bene. Ci torneremo dopo. Adesso andiamo... Dove ci dice di andare la missione? Prova sta cosa sparando i lucchetti. Quali lucchetti? Sullo stile di Genshin... No. Con Genshin non c'entra nulla, perché Genshin è proprio un altro di... Questo è un gioco completo, fatto e finito. Quali sono i lucchetti? Ah, quelli? No. Dove stanno i lucchetti? Ah, tu dici dentro. Ah, no, allora, quello è il premio. E secondo me quella lì è un piedistallo col pulsante. No, sembra tipo un braciere in realtà. Sembra tipo un braciere. È più un Breath of the Wild. No, ok, quello si sblocca quando abbiamo... Cioè, compare proprio. Oso di nuovo, stile Assassin's Creed Valhalla. Allora, questo è stato fatto dai creatori di Assassin's Creed Odyssey. È un misto tra Breath of the Wild, Zelda e, come stile grafico più che altro, e come alcune dinamiche, e Assassin's Creed, perché vedi ci sono tutti i punti di osservazione, c'è la mappa con tutti i punti di interesse, eccetera, eccetera. Quindi solo per quello, perché per il resto è un gioco a sé, insomma. Cos'è lì? No, ok, quella è solo una crepa. Dai, andiamo alla missione, andiamo avanti. È molto molto bello, a me piace tantissimo. Sta piacendo veramente tanto. Guarda, tra le tre release grosse di Ubisoft. Sì, sì, ci ho giocato B. Però non l'ho finito, sono arrivato quasi verso la fine, ma non l'ho finito perché Zelda io l'ho trovato molto noioso. E estremamente complesso e complicato inutilmente, praticamente.
tra le ultime release di Ubisoft, che sono Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion e questo, questo è quello che mi sta piacendo di più fin dall'inizio. Poi magari dopo un po' diventa una rottura di palle, perché può anche darsi. Ma c'è l'headshot qui? Come? Cos'è che volevi fare tu? Che è sta roba? Ok. Ma posso teletrasportarmi? Sì, sì, ok. 220. Vabbè, Shiny, non ne metto, non lo metto in dubbio conoscendoti. Allora, non mi ricordo qual era. Forse era questa? Non era così, raga? Forse era questa, mi sa. Sì, ok. Non mi ricordavo. Grazie, Moon. Mette la mano in un glory hall. Monete di Caronte. Ok, quindi troverò altre mini lire, perché ho visto che ne sono tre. Come... cioè, c'erano tre portali. Siamo amici su Switch, sì. Ah, vedi, un'altra lira piccola sta qui. Una già l'ho fatta. Un viaggio rapido. Ok, lo posso fare qua. Meno male che hanno messo il viaggio rapido, raga. Ci va sicura nel buco. Hai visto come infila? Sembrava tipo un esame prostatico fatto da una mano esperta. Dio benedica il viaggio rapido, raga. C'è qualcosa qui? Laggiù. Infatti sì. Porca miseria. Sto notando che ci sono tante attività secondarie, che è quello che piace a me, andare in giro a esplorare la mappa e ripaga parecchio, perché mi sta dando un botto di roba, materiali. Ah, tutti i mortali sono stati, vedete, trasformati in pietra fondamentalmente. Tranne quel tizio che continua a scappare. I tifoni avevano circondato lo sconosciuto, lasciandolo senza vie di fuga. Sarebbe stata la sua più grande battaglia. Oh, spero che lo sconosciuto muoia. Aia. Spero che lo sconosciuto muoia, ha detto. Ma che è, Kumi? Allora, aspetta, mo ci arriviamo. È vero, Sid, io sono uguale, Calcola, io... Aspetta, finiamo sto combattimento, se no non riesco manco a parlare. Bella mazza! Aia! Ah, c'è... dovrebbe esserci anche la parata, sì, infatti. Che stunna. C'è anche la parata che stunna. Aspettate, eh. E non scappare ancora. Ti ho salvato tre volte il culo, basta. No, grazie. Posso mettere in pa... Ok. Dicevo, io so come te, Sid. Per quanto riguarda i materiali, allora, se ci fate caso, giù a sinistra c'è la pozione rossa e la pozione blu, che sono vita e stamina. So che si possono craftare quelle due cose perché me l'ha detto a inizio game. Poi non so che altro si può fare, insomma. Qui. Non c'è nulla di cui preoccuparsi. Se avessi voluto farti del male, avrei potuto semplicemente venire a colpirti. È vero. Quindi, ora vado. Phoenix. Che nome singolare. Grazie dell'aiuto, Phoenix. Fa proprio il gaggio. Bei bracciali. Grazie. Sto andando al Tempio di Apollo a parlare con l'oracolo. Anch'io. È proprio laggiù. Oh, fantastico. Mi serve tutto l'aiuto possibile. Dovremmo andare insieme. Ehi, che fine hai fatto? Deficiente questo. Può essere, può essere. Però è un cretino. I miei parabraccia. Gli ha inculato i parabraccia. Io ti ho salvato. Che pezzo di fango. Dai, quelli mi servono per alzare le cose. C-
So come ti senti, ragazza. Fai tutto il possibile per loro e poi ti tradiscono. Questo non lo posso alzare adesso, però lo posso spingere. No, non ho più la forza per far alzare cose. Altro. Era palese, ti ha toccato. È vero, sembrava di star a Napoli. Frecce incendiarie. Scocca le frecce attraverso una fiamma per... Ma noi l'abbiamo già scoperto. E accendere altri bracieri, ok. Wow, bello sto bracciale. Ok. Che roba è? Chi ha progettato quell'ingresso? Un artista circense? Un prestigiatore? Non lo so. Non sono meravigliosi i mortali. Avevo letto un artista cinese. Non vedo Kai. Ciao Sid, grazie per essere passato. Grazie infinite. Dove sta l'altro braciere? Che cazzo devo fa? Ah, si è già aperto, ok. Chi è questo tizio? L'oracolo? Ti distruggo. Vieni avanti. Ciao Sid. Alla luce. I misteri che ho da offrire sono infiniti come granelli di sabbia sparsi sul terreno. Qual è la tua domanda? Oh, saggio oracolo, come posso annullare la maledizione e far tornare tutti umani? Wow, questa sì che... questa sì che è una bella domanda, non lo so. È un vero mistero. Che oracolo di merda. E allora come posso riavere i parabraccia che mi sono stati rubati? Ah, un altro mistero. Sì, ma... per questo sono qui. Dall'oracolo, Oh, ma certo. Beh, a questo proposito, io sono solo il sacerdote. L'oracolo si è trasformato in pietra. Ma questo fumo... Va bene. È diverso. Secondo te, la sabbia si chiama così perché chi ce l'ha attaccata addosso si arrabbia? Ok, queste erano le battute di cui parlavano nelle recensioni. Hai visto un piccoletto? Però era bella. Con i capelli biondi? No. Me ne vado. Inutile sto tizio, Che cosa c'è? Hai detto di volertene andare, ma sei ancora qui. Mio fratello è stato trasformato in pietra e non posso salvarlo. Ho aiutato una persona e mi ha derubato. E tu non sai fare altro che ridere. Vedi che sono carine le battute, sono le nostre. È tutto giusto. Sei tu un oracolo. Vabbè, questo è un rincoglionito. Oh, mentre vai, mi prendi qualcosa. Perché sto morendo di fame. Shaggy! È la Madonna. Il padre della tua stirpe non è il padre dei tuoi simili. Ma che succede? Grazie, grazie. Con capelli fluenti. Grazie, Shaggy. Il mostro si trascina, affamato di peccati immortali. Il vero eroe li possiede. Aspettate, mo vi saluto tutti. Nancy! Con l'aiuto del messaggero alato, l'eroe attacca. E ben presto li riporta tutti indietro. Una perla in acque agitate, accesi i fuochi della cucina. Ma che è? Convinto una giovane saggia creatura, un pizzico di astuzia. Primogenito di Teti, padre rovesciato, eroe del cielo, è arrivato il momento di tornare a casa. Wow. Allora, mi fermo un attimo. Innanzitutto, grazie infinite Shaggy. Grazie infinite per il raid. Benvenuti a tutti. Ciao Nancy, ciao Dani, ciao Gabri. Di nuovo ciao Dinetta. Allora... ciao 4, grazie per il follow ragazzi, grazie Morgana per il follow. Allora, ne hanno appena fatta una, senti questa Marco lì. Ma la sabbia si chiama così perché chi ce l'ha addosso s'arrabbia? niente. Però era divertente alla fine. No, però era divertente. Io non capisco perché nelle review l'hanno criticato per queste battute. Perché secondo me... No, Shaggy, prendilo, è bello! Il gioco è veramente bello. Allora, raga, io stamattina c'ho un po' di problemi con la stream, quindi se vedete la webcam è messa male, così, nel quadratino, brutto. E se c'è qualche lagghino,
È perché c'ho, non so perché c'ho un po' di problemini. Tolgo il follow. Non l'ho fatta io la battuta, l'hanno fatta loro. Io spero che comunque si veda tutto bene. Dovrebbe, mi hanno confermato che si vede tutto bene. Il gioco è veramente molto bello. A me sta piacendo tantissimo. Sarà che io sono un demente, quindi a me queste battute piacciono e questo è il bello. Il problema sei tu, hai lo stesso livello di umore. Hai capito? È questo il discorso. Sì, lo so, lo so. No, non mi preoccupo, sono peggio a te ma battute, ma nascondo il lato cringe. Vedi? Perché in fondo, succede così. Quando uno fa una battuta di merda, tutti che fanno, ah, facepalm, però alla prima occasione tutti le fanno le battute di merda. La demo era carina, il problema è che su Stadia non me la sono... idem, Shaggy, idem. Com'è sto gioco? Bello, Ale, a me piace molto, a me piace molto. Io lo tolgo. No, non lo togliere. A me sta piacendo veramente tanto. Ed è, secondo me, un modo intelligente e leggero per raccontare, magari, i miti greci, grechi. C'ho un'altra volta sto problema. I miti della Grecia. Vedi, Shaggy? Però ci sono state recensioni basse per via delle battute. Però, raga, cioè, parliamo sempre dei creatori di Assassin's Creed Odyssey, quindi... È stata una sorpresa. Per me no, io appena l'ho visto ho detto questa è una figata sto gioco e non mi sto ricredendo per adesso. Mi sta piacendo un sacco. Tra l'altro, dicevo Shaggy prima che sul controller della PS5, quindi perché io ce l'ho anche su PS5. Buongiorno Sofi. Su PS5 c'è una modalità nella quale tu c'hai una sorta di radar per scoprire i punti di interesse e ti vibra il controller. Invece su PS5 vibra il grilletto, cioè ti tira sul dito, è bellissimo. Comunque continuiamo, raga. Questa sì che è una profezia. Trovi? Beh, d'altra parte sono un vero professionista in profezie. Sì, sì, l'ho presa, Shiny. Un professionista, sono riuscito. Capita? Eccolo, un professionista. Fermo! Perfezionista delle profezie, un professionista. Riprenditi, ok. Riprenditi i tuoi bracciali. Ti serviranno dove stai andando. Vieni con me. Ma li mortacci tu, no. Prima me l'hai rubati. Senti, mi dispiace di averti. Buon pranzo, buon pranzo. Io lo faccio senza accorgermene, è una specie di malattia. Quindi, a posto? Neanche per sogno. Mi serviva. Ma chi è sto cleptomane? Pensavo non contassi nulla. 95.000 persone in coda. Lasciamoci tutto alle spalle. Però io sono in un gruppo PS5 e parecchi sono riusciti a prenderlo, eh. Sto gioco è a pagamento, sì. Si paga. Andare. Costa, è un tripla A. Ti piaceva la... Ma è un bel giocone, eh. Tutto bene, Sofi? Non abbiamo molto tempo. Lui arriverà presto. Ma chi? Ho proprio il biglietto che ti serve per raggiungere la terraferma. No thanks. Ma dove sono le ali? Queste? Chi è il ladro adesso? Frena l'entusiasmo. Non puoi ancora volare. Oh, dai, 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 che voglio volare. Che intendi con volare? Concentrati. Poi ci serve un vaso rubato a Eolo. È lì dentro? Ecco, a posto, Sofia. Io comincio i preparativi. Ci vediamo. Prendi con il vaso in cima all'osservatorio. Io non capisco. Sei in grave pericolo. Lascia. No, Eolo è quello della connessione satellitare. Ok, ma esatto, Ale. Di quello che hai detto prima. Ma questo scappa sempre. Sparito? La mia. Ok, bene. Devo capire come superare quella barriera. Ok, allora vediamo un attimo. Ok, mi ha ridato i cosi. Però io voglio prima vedere se non c'è qualcosa di nascosto qui. No. In alto no. Che cos'è questo? Ah, c'è un braciere però. Ti ricorda poco Breath of the Wild, vero? Vero Marco? Ma devo metterlo qui sopra, no. Ok, probabilmente di qua. Nemmeno un po'. Vabbè, è Ubisoft, voglio dire. Ma forse non serve in realtà sto fregno che io sto prendendo. Oppure serve per la piuma. Allora, intanto prendiamo questo e spostiamolo qua. Ok, vedi? Quella roba bloccata si sblocca quando fai determinate cose. Abbiamo aperto che cosa? Questo? Mi sa che qua ci stanno. Ci sta l'altro pezzo delle ali. O almeno lo spero.
No, ma pure graficamente è bellissimo, raga, è troppo bello. Il labirintico percorso davanti a Phoenix sembrava scoraggiante, ma la luce di infinite stelle era lì a mostrare la via. Che bellezza, porca miseria. Qui c'è un 1 e un 2, non so perché. Comunque abbiamo una piuma di qua. Ah, quindi lì ne dobbiamo mettere 2, ok. È un mix di tutto, 4, esatto. Nel frattempo entrate nel gruppo Telegram se vi fa piacere. Il link l'ha appena spammato Ale. Ok, quindi 1 e 1. Però lì c'è il... Ecco dove finiscono le navi da carico. Ok, questo è il contrario. Vabbè, questo è già abbastanza evidente, no? Vanno messe al contrario. Grazie, Shaggy. Grazie mille ancora per il raid. Grazie, 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 caro. Buona giornata a te. Cos'è sto robo? Ah, penso sia il checkpoint. Oh, addirittura. Ah, quindi fare attacchi leggeri ripristina il ripristina la stamina. Ma come lo evito io quell'attacco? Olè. Sei giunta più lontano di molti altri. Non temere. Sto arrivando ad accoglierti. Nyx non l'ho mai sentito nominare. Poi ci do un'occhiata. Potrebbe essere carino. Però su cellulare giocare per me è no. Cos'è sta palla? Cura. A me non mi servono le cure. Cioè, voglio dire, sono troppo pro. Ok, ce n'è uno. Ma posso prenderli da qua? Sì. Allora, uno lo posso mettere qua. Molto simile a Breath of the Wild graficamente. E a livello di meccaniche c'è anche molto di Assassin's Creed, secondo me. Anche perché gli autori sono quelli, quindi è pure naturale che ci sia. Ma... ok. Dovrebbe esserci un'altra... ma lì c'è uno scrigno, però. Ma secondo me ci arrivo lì sopra. Oddio, volendo. Forse ci arrivo. Non riesco a capire se è abbastanza. Wallazzara, che te niente. E rip. No, aspetta. Assassin's Creed Odyssey. Per me Assassin's Creed Odyssey non si batte. Allora, lì siamo sicuramente più vicini che qui. Che brutta morte, non mi servono le cure. Eh no, vabbè, che c'entra? Uffa. No, no. Mi sa che non ci si arriva così. Però se sblocco le ali... però se io sblocco le ali, poi mi esce dalla cripta. Cazzo, io voglio quella roba. Mo ci provo l'ultima volta. Non so proprio se è fattibile. Proviamo da qui che magari sto più in alto. Ma io lì non ci arrivo, cazzo. Oh, oh, oh. Vabbè, ma sei stronzo. Allora, tutti che si lamentano delle battute di merda che faccio io e che fa il gioco. Però tutti a fa battute di merda in chat. Come la mettiamo? Come la mettiamo? Ma non è che io devo servirmi della cassa per stare un po' più in alto? Allora, abbiamo capito che da qui ci si arriva. Perché questo sta leggermente più in alto. Ok. Io provo ad andare dritto per dritto. Ma vai così. GG. Voilà. Elmo del nuovo dio dell'Olimpo.
Non è vero, al terzo tentativo, non al settimo. Allora, non c'è modo per compararli, quindi dobbiamo fare a forza così. Più 10% danni con l'ascia. Più 150 danni contro i nemici indenni. Quindi questo penso che sia più per l'attacco furtivo. Mentre questo di base mi dà 10% di danni in più con l'ascia. Guarda che bella che sei con gli occhioni azzurri. E l'ho fatta... No, ma non so azzurri, sono rosa gli occhi, eh. Gli ho fatti i capelli alla Kumi. E gli occhi li ho fatti sempre color Kumi. Com'è se lo... No, in testa no, non mi piace. Mi piace vederla così. Ma dove li vedi, azzurri? Quindi adesso dovrei tornare indietro? Ok. Vabbè, ma ormai sono troppo, però... Madonna, stavo per caderci. Guarda qui, guarda. Guarda, guarda. E questo lo mettiamo qui. Vi ricordo che siamo sulla prima isola. Fondamentalmente questo è un grande tutorial, eh? Quindi la difficoltà è anche decisamente bassa. A parte quella, il doppio salto lì, vabbè. Dettagli. Dettagli. Ok. Praticamente è Kumi, sì, tranne per gli occhi. Anche se in realtà lì non erano personalizzabili, quindi mi sa che gli occhi erano neri. Allora, abbiamo sto coso chiuso con un, con quello che sembrerebbe l'ingresso di una palla, che mi ricorda anche qui molto Zelda, perché Zelda c'aveva tutti gli enigmi con le palle. Infatti lì abbiamo una palla. E qui abbiamo una palla. Posso prenderla questa palla io? Sì. Ah, ho finito la stamina. Infatti dicevo io, perché si è fermata? Ma... Ok, e una l'abbiamo fatta. Mentre quest'altra, che era quella più facile probabilmente. Che figata però. Ah, rimane... Ok. Pensavo di dover tenere premuto. Vado a preparare una cosina, poi vado a pranzo. Grazie per la bella intensa compagnia. Grazie a te, Nancy. Grazie, grazie, grazie. Grazie per il follow, grazie per essere passata. Olè. 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 Oh, ma questo c'ha il simbolo del tizio. Mi sa che qua andiamo di boss, eh. Mentre Phoenix attraversava l'oltretomba, pensò ai suoi genitori. Stavano bene ad Argo? Erano stati trasformati anche loro? Phoenix non poteva fare a meno di... Appare un enorme mostro! E la Madonna, ma enciclope questo! Sì, si vede. Gigantesco, ma Phoenix si mette a ridere! Non ti sotto, figlio di... No! Vuoi ballare, eh? Cos? Oh, è perfetto! L'adorabile mostro era davvero giocoso. Ma cos'è? Proprio quello figlio di cui di? Lei aveva bisogno per allontanare la mente dalle sue preoccupazioni. Era un dono degli dèi che avrebbe custodito per sempre nel suo grande ma vulnerabile cuore. Va bene, fai come vuoi. L'importante è che tu non mi faccia vomitare. Phoenix si preparò ad affrontare il mostro. Ok, praticamente loro stanno praticamente litigando sull'andare della storia. Ecco perché c'è stata sta scenetta. Ma questi che cazzo sono? Glitch Pop? Ehi, quanto è lento. Ma io vi ho visto della roba colorata. Sembrano i Glitch Pop. Che fighi. Che bello. Sì, litigano con la narrazione, una figata. Praticamente, Kumi, hai visto... Quali sono quelli della natura?
Hai visto all'inizio c'era il... questi mi sa. Fendi verde. Hai visto all'inizio c'erano Zeus e Prometeo che stavano parlando? Qua sta raccontando la storia Prometeo. Però loro due stanno letteralmente litigando sulla cosa. Questo lo posso comprare perché 300 monete te le dà di base. Quale vi piace, raga? Ne prendiamo uno? Madonna, raga, che belle ste skin. Mi sa che me lo prendo. A me sta piacendo da morire. Sta piacendo veramente tanto. Però posso prendere una cosa sola, perché costano 260 monete. Spada, ascia. E l'ascia è quella che si vede di più. Questo oggetto è disponibile solo per la personalizzazione dell'aspetto. Cioè, non è che ti dà dei bonus. Dai, prendiamo questa. Vado? Vado. Fendi verde. Speriamo che abbia qualche effetto figo. Che si lanciò. No, devo fare così. All'attacco. Allora, dovrebbe essere personalizza e ci mettiamo questo. Mazza, è più grande pure. Fammi vedere. Eccola, che figa. Grazie, Keskuk. Ma io volevo l'arco. È troppo tardi. Ops. Allora, quindi questo tizio qua probabilmente gli devo sbattere in faccia le pietre. Ah no, ma pure lui lo fa. Ok. Oh. Aia. Tacci tua. Sono rimasti 10 metri da tagliare. Inizia a diluviare. Oh, io mi devo curare, raga. Ok, mi sono curato. L'ho stunnato, ma non ho fatto a tempo a beccarlo. Vabbè, rip. Vabbè, è facile, raga. Vabbè, è pure il primo boss, eh. Ci sta. Oh, stunnato di nuovo. Ok, dai, easy. È stato easy, dai. Il gioco del nessuno. Qual è il gioco del nessuno? Chiunque o qualunque cosa tu sia, non mi fai paura. Che palle, ho sprecato una cura. Uffa. Non capisco a che serve mangiare quella roba. È vero, è lento. No, aspetta. E no, a cottimo vuol dire non a tempo, non a ore. A cottimo vuol dire ti do un tot per fare il lavoro. Quanto ci metti, ci metti. Che è un dildo gigante, che è? Se piove è un casino il lavoro tuo. Quando il ladro ha detto che si trattava di Keskuk, non so se ti ho ringraziato per il follow, lo faccio adesso. Sopra dipinto il dio del vento, non che fosse dentro. Questo affarino non può contenere il vento, è impossibile. Ma... giara di Eolo. No, non posso ancora glidare. Che si chiama nessuno, poi gli fa fare delle azioni. Quando si va a lamentare gli chiedono chi è stato il ciclope, dice nessuno, non la conosci. Io l'ho detto, sono ignorantissimo. Raga, fateci caso a questo dettaglio bellissimo. Vedete, la pelle di Fenix è normale. Nel momento in cui prende il fulmine, gli compare gli compaiono tutti i glitter e tutte le costellazioni sulla pelle, come gli dei. È bello, Roach, è bello, bello, bello. È uscito già, è uscito stanotte. Guardate la pelle di Fenix. Eccola. Praticamente si sta elevando a immortale, a dea. I piedi. Sì, è bello, è veramente bello. Ottieni il pezzo di ala completando la costellazione dell'osservatorio. Ah, l'osservatorio non è questo. Però vedi che ci stanno dei... perché sono bloccati? Come funziona? Io c'ho ancora sto braciere qua. Possibile lo debba mettere qui? No. No.
Non credo. Soprattutto non così. Aspetta, ma io questo l'avevo già acceso. Forse è bloccato perché non... non c'entra un cazzo, insomma. Niente, rip. Quando è bloccato c'è la piattaforma che lo attiva. Però io già l'avevo attivata. Ma infatti vedi, non succede niente. Perché questa mi era servita per andare qua dentro, no? L'altra? Oddio, dove sta? Sono... No, però io questo già l'ho fatto. L'ho fatto prima. In teoria dovrebbe essere fatto già. Ma che sono ste palle? Sarà per questo. Però dovrebbe scomparire secondo me, boh. Vabbè. Andiamo a completare il pezzo di ala. Che sta... qui. Ok, dobbiamo andare all'osservatorio che sta verso di qua. Se non si guastasse il tagliaerba, finirei pure il lavoro sotto l'acqua. Se Phoenix avesse guardato in cima alla torre dell'osservatorio, avrebbe visto il planetario. Il plane che, scusa? Descrive le orbite dei pianeti e... va bene, lascia stare. Ok, qua ho già identificato un po' tutto. La lore com'è? Sembra bella, io no, sono ignorantissimo in storia e roba greca, mitologie e cose del genere, quindi non ti so dire quanto sia accurata, ma immagino sia parecchio accurata. Anche perché gli sviluppatori non sono dei deficienti, insomma. Sono quelli che hanno fatto Assassin's Creed Odyssey, quindi... Ma questo è un braciere da accendere, sì. Allora, facciamo fuori questi. Sì, gli faccio molto più male con quello. Ok, zero frecce potrebbero essere un problema. Iecce? No, no, non sono deficienti. Ah, ci sei venuto. Vabbè, però, scusa, non potresti scendere un attimino che... Ok. C'ho da fare io, scusa. Ah no? Ah no? Aspetta, Ubisoft. Ma Ubisoft puoi criticarla su tanti fronti, però su... cioè, in ambientazioni e queste cose qua, secondo me no. Qui c'è qualcosa. Assassin's Creed Odyssey è tantissima roba. Ma perché ti sei arrampicata, scema? Ok. Eppure ci abbiamo di nuovo dell'edera con... No, non prende fuoco. Che figo l'effetto del... Ah, si rompe così, ok. Io sto andando di qua, ma probabilmente non devo andare di qua. Buongiorno, Marco. Però qua mi dà un forziere. Quindi... probabilmente si va sotto. Ok, non da qui? No, sì. Ok, forse è qui? No. Va bene, obiettino. Ok, forse ci si va da lì. Io ovviamente mi sto fregando della missione principale, come al solito. C'è l'effetto comunque sull'ascia, è molto bello. No, qui non si scende. No, ok, sono solo io che sto andando dove non devo andare, perfetto, nice. Facciamo il giro da dietro, si può bruccare? Piuma. Per aprire il forziere. Ok.
Quindi io queste non le posso mettere, perché in teoria la piuma non mi prende le pietre grosse. Vediamo un po'. Ma in realtà sembrerebbe di sì. Quindi io posso prendere anche questa. Ok, forse... Vabbè, facciamo così perché non riesco ad arrivarci. Le posso rompere? Hai ragione, però rimane una. Rimane comunque una. Quindi mi serve un'altra. Cioè i pugni nelle mani... Ah, voglia. Io sono baciata dagli dèi. Mi sto incollando tutti i pezzi agli dèi. Quello da Achille, quello di Eolo, quell'altro di... Ci dovrebbe essere un'altra pietra da qualche parte, I suppose. E chi la qua? Mo la devo portare lì però. Ce la faranno i nostri eroi? Sì. L'ultimo io ci ho giocato per un po', ma è stato uno di quegli altri, di quei giochi che tutti acclamano e a me ha fatto cacare. Lo so, sono un po' strano, però. Bello graficamente, per carità, soprattutto perché girando su una PS4, una cosa del genere è un mezzo miracolo, però... Io ritengo più un miracolo questo gioco che gira su Nintendo Switch piuttosto che le altre cose. Cosa sei? 40 danni per 6 secondi quando stordisci un nemico. No. Non adesso. Voglio prima capire. È sfruttata male, ma sto gioco lo sfrutta bene perché gira bene. Cioè il fatto che ci sia, non so se lo sai, l'ho detto già 50 volte e lo ripeto. Questo gioco qui gira su tutte le piattaforme. PlayStation, Xbox, PC e anche Switch. Ed ha... Ma qua posso salire? No. Sì. Ed ha il cross save, quindi tu puoi giocarci su PC e poi continuartelo su Switch in giro. Ed è una figata, cioè una gran figata. PC, PlayStation, sono tutti cross save. Ok, qui c'è una porta invalicabile. Il muro sta crollando. Chissà se c'è un modo per attraversarlo. Easy. Abbiamo una palla. Aia. Ah, questa era solo da spingere. Ok. Salve, ho trovato una palla. Sì. Purtroppo quella è colpa degli sviluppatori, perché su Switch sono stati fatti dei miracoli incredibili. Partire da Doom, da i vari Wolfenstein, eccetera, eccetera. Proseguiva il suo viaggio, non poteva fare a meno di chiedersi se un giorno la sua storia sarebbe stata raccontata tra le stelle. Hermes dice sempre che le stelle raccontano storie, ma non capisco. È come se io non sapessi leggere. La cosa non mi stupisce. Ok, e questa lo devo accendere. Perfetto, questa era easy. Salve, ho una palla. Ah, ma posso correre. Non lo sapevo che potevo correre con la roba in mano. Dove troverai tutte quelle palle? Se voglio trovare il pezzo di ala mancante, devo superare questa prova. Non puoi controllare le stelle. Loro controllano te. Non lo devi trovare, lo devi sbloccare. Una volta una veggente di nome Clea. Non ti dirò cosa accadde dopo, ma quelle stelle erano brillanti. Ti ha rubato i soldi? Sì, è vero, sì. Ma l'ho trasformata in una bacca di ginepro, quindi alla fine non è stata una brutta serata. Ok. Si era capito.
Ah, ma qua ci potevo arrivare comunque. What? Che è quel... Non l'ho capita questa, scusatemi. Ah, si apre lì a tempo. Ah, vabbè. Pensavo di aver fatto la furbata, invece sono deficiente. Ah, ok, scusa. Sorry. Vabbè, ma io posso passare di qua, no? O di qua non si va? No, ok, c'è la palla lì. Quindi una palla e poi prendiamo l'altra palla. Volevo città, sì. In effetti sì. Quindi io faccio così, si chiude lì, ma qui rimane aperto, no? Sì, ok. Pensavo di essere più limitato nei movimenti quando c'ho le cose in mano, però invece in realtà no. Mettiamo la mano nel Glory Hole. Vai. Massaggio prostatico. Moneta di Caronte, più 8. E abbiamo trovato le ali, quindi adesso dovremmo poter fare il glide e quindi andare anche nella zona che non posso visitare, che non potevo visitare. Sempre se ci abbiamo abbastanza stamina. Benvenuto nell'Isola d'Oro. In ricordo del mio più grande successo e del mio più orribile fallimento. Possano gli dèi accettare la mia offerta e possa il giramento di palle. Bella pomodorina. Sono le ali del grande Dedalo. Deve essere stato lui a costruire anche tutto il resto qui, tutti questi templi. Non posso neanche immaginare cosa significhi perdere un figlio in quel modo. Il pezzo di ala è stato recuperato e il vaso di Eolo preso dal Tartaro. Ora devo andare dallo sconosciuto in cima all'osservatorio. Ok, ma non è che mi ha fatto fare tutto il lavoro sporco a me e mo mi si vuole inculare. Cosa? Non ho ucciso io, Icaro. È stata colpa delle ali difettose di Dedalo. E dov'è Dedalo ora? Capisco. Silenzio. Sono sicuro che si è fatto la polizia dei denti e il Tartaro. E niente. E niente. Vedi, tutti questi riferimenti a ho ucciso, ho fatto cose. Io non li capisco perché sono ignorante. Ma aspetta. Io qua ci sarei dovuto arrivare dalle scale. E vabbè, ho fatto un altro giro. E vabbè. Però come c'entro? Di qua. Allora, se io mi metto così, mi dà un blu verso di là. Quindi diciamo che quello è un punto di interesse. Ma non capisco che cosa devo fare. Forse devo lanciare una freccia. Non così. Però se io sto qui... Ah, forse il fuoco è quello. Sono troppo leggera? No, no, questo non è quello con la piuma o col peso. Non credo di dover arrivare... Oh, sì. GG proprio, ma GG. Genio. Elmo del valore del soldato. Minchia quanta attrezzatura c'è. Ah, 10% danni con la spada. Che sniper. Non so se è meglio danno con la spada o danno con l'ascia. Però l'ascia fa più danno, quindi 10% è di più. Ma che freccia è? È la freccia di coso lì. Un tizio greco della mitologia che io non ricordo il nome. Che ci ha detto prima che... Insomma, fa... Freccia un po' più. Questa è tutta mitologia. Lo so, lo so. Sono il primo a dire che sono ignorante. Branda! Pettorale.
Un segmento di salute e un segmento di resistenza. E meno 10... raga. Sì. Sì. La resistenza mi rompe proprio le palle a me. Anche se la salute non mi dispiacerebbe, ma... Allora, c'è una palla qui. E una freccia direzionale. Prego, Sofia. La lascia che lascia... Faccia più danno. Sì, infatti sì, l'ho lasciato quella. È una freccia di quello che, lì che fa fiu fiu fiu. Aspetta, questa... Me la aggiungi come quello tale? Bella, Tommà. Allora, dobbiamo andare all'osservatorio. Ma devo salire? Dove sta il tizio? Dov'è il tizio? Ah, ecco. Sto deficiente. Io non mi fido di questo. Credevo che stessi preparando qualcosa. Sì, organizzavo il tuo ritorno. Ce le hai le ali? Certo. Ecco, non sono proprio come nuove, ma andranno bene. Ah, mi ha aiutato. Se lo dici tu. Quella della freccia che fa fiu fiu, come l'ha scritta Sofia. Preparati ad aprirlo. Apriamo il vaso. Quello? Ops. Coglione di un ladro. Pensavi di potermi sfuggire? Tu hai rubato qualcosa a quel mostro? Te l'ho detto, sono malato. Stupido fatto. Sì, ma date il turbo. Non meriti affatto la corona che ti è stata data. Noi ti abbatteremo, tifone. Come in passato. Noi? Grazie, Ale. Noi, non più ormai. Phoenix! Leone, il cane fifone. Questo è Obiettino con lo sparafoglie, raga. Quello del cesso. No, quello è il sifone, Gumi. Ma che figata è, raga. Le ho aggiunte io 4-5 quote. Ale. Va bene. Dobbiamo metterci subito. L'ho aggiunta io oggi, 3-4, non mi ricordo. Che cosa era quel mostro? Non lo so se tifone. È Hermes. Si chiama Dici Tifone. Quel tifone? Oh, non hai idea. Andiamo alla sala degli dei. Lì potremo parlare. Che dici, voliamo? Queste erano le ali di Dedalo. Quel Dedalo, il grande inventore. Quindi? Quindi non hanno funzionato a dovere e hanno ucciso suo figlio. Andrà tutto bene. Basta che non ti avvicini troppo a Elio. E che non provi ad andare in bagno durante le turbulenze. Ma? Dovresti riuscire a raggiungere la terraferma senza precipitare. Ah, il ladro è Hermes. Non lo so. Mi hai letteralmente derubata e ora mi salvi. Perché? Sono le ali di Dedalo, fanno brutta fine. Non ho capito un granché di quello che ha detto l'oracolo, ma se la profezia è corretta, eroe del cielo, solo tu puoi impedire che Tifone distrugga l'intero mondo. Non sappiamo nemmeno se parla di me. Per essere una persona che dispensa aiuti a destra e a manca, per una volta magari dovresti accettare tu una mano. Che cosa stai dicendo? Per il fato! Come può il messaggero alato aiutare se tu non me lo permetti? Con l'aiuto del messaggero alato. Un momento. Messaggero alato? No, impossibile, tu sei... Hermes? Hermes! Ti piace dire mezze verità, giocare tiri mancini e fare corse sulla spiaggia. Ora andiamo. Dai, Eric! Gli altri dei hanno bisogno di noi. Gli altri dei? Mi stai dicendo che tutte le storie sono vere? Easy. La tua faccia ha qualcosa che non va. Hai di nuovo la bocca spalancata. Vola all'Isola d'Oro. Ti aspetterò nella sala. Col cazzo che vola all'Isola d'Oro. Io devo finire la mia isola. Hermes scomparve. Phoenix guardò oltre la stretta striscia di mare, verso i picchi e le valli dell'Isola d'Oro più avanti. Quello è da scrivere, Sofì. Strada verso il suo vero destino. È vero, Kumi. Si estendeva davanti. Ma anche Odyssey, però, Un momento. Tu sei Nino D'Angelo. Non può servire un preambolo tanto lungo per iniziare una storia. Ha detto questo Odisseo era tutto tutorial. Ho deciso di meno a tornare a casa. Minchia. Sta per saltare.
Zitto e ascolta. No, no. No. Assolutamente no. Me lo dai come punto della mappa questo? Osservatore viaggio rapido, ok. Tu non hai capito niente. Col cazzo che me ne vado da st'isola. Allora Ale, si dovrebbe ascoltare l'audio. Allora Ale, tu riesci a rigirarlo di nuovo, se non me lo devo cercare? Devi ascoltarlo e riportarlo bene. Allora, quote, add. Lo riesci un attimo a girare, così lo eseguo. Com'era? Grazie per il follow. Lo so, Betty, ma... Eccolo, vedi? Oddio, questo è difficile. Grazie, Criquirci. Cristo. C'è già la quote? Come c'è già la quote? Ma seriamente? Io mi ricordo che c'era. Comunque, per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, è questo audio. È grazie, Criquirci, Cristo. È più facile dire li vuoi qui li vuoi qui. Dai, poi lo facciamo per bene. Aspetta, me lo voglio risentire. Oddio, questo è difficile. Grazie. Criquirci, Cristo. È più facile dire li vuoi qui li vuoi qui. Allora, facciamo così. Visto che voi, come al solito, con Six Axis avete fatto i minchia della situazione, ok? Allora, chi c'ha le palle adesso va sul gruppo Telegram e fa un audio in cui dice tre volte li vuoi quei kiwi, tre volte veloce, li vuoi quei kiwi, li vuoi... Forza, voglio i vostri audio, li vuoi quei kiwi. Così vi sentiamo in live, come siete bravi. Forza. Veloci al primo tentativo, ragazzi. No, però al primo tentativo, Ermi. Al primo tentativo, No che lo fate e lo registrate 40 volte. Ecco, Sofia già stava registrando e ha interrotto. Sta imbrogliando, Sofia. Perché stava registrando e ha interrotto. Al primo... Sofia, vedi, Sofia stava registrando, non l'ha mandato l'audio. Vuol dire che al primo tentativo non c'è riuscita. E mo sta registrando di nuovo. Brava così. È brava così, Sofia. Eccolo. Li vuoi quei kiwi, li vuoi quei kiwi, li vuoi quei kiwi. Stavo cercando di dire grazie, criquirci. Aspettate. Li vuoi quei kiwi, li vuoi quei kiwi, li vuoi quei kiwi. Stavo cercando di dire grazie, criquirci. Li vuoi quei kiwi, criquirici, criquirici, kiwi. Li vuoi quei kiwi, li vuoi quei kiwi, li vuoi quei kiwi. Sì, obiettì, dillo più lento, 0,25, obiettì, 0,25. Questi lo sanno fa tutti. Li vuoi quei kiwi, li vuoi quei kiwi, li vuoi quei kiwi. Ma aspetta, Marco però, Marco aspetta, Li vuoi quei kiwi, li vuoi quei kiwi, li vuoi quei kiwi. Ha tentennato un po' al secondo, però è stato il migliore per adesso, Li vuoi quei kiwi, li vuoi quei kiwi, li vuoi quei kiwi. Io devo risentire Riccardo. Li vuoi quei kiwi, li vuoi quei kiwi, li vuoi quei kiwi. Li vuoi quei kiwi. Sì, Sofia però alla fine non l'hai fatto più, Marco è abbastanza pro,
La cosa completa è: li vuoi quei kiwi? Se non vuoi che quei kiwi. Ok, abbiamo una nuova sfida. Questo. Li vuoi che. Raga, io no. No, io non ce la faccio. Io non riesco. Oh, attenzione, Marco. Li vuoi quei kiwi? Se non vuoi quei kiwi, che kiwi vuoi? No, vabbè, Marco è impressionante. Li vuoi quei kiwi? Se non vuoi quei kiwi, che kiwi vuoi? Però, Sofì, un po' troppo lento, eh. Li vuoi quei kiwi? Se non vuoi quei kiwi, che kiwi vuoi? Io sto morendo, raga. Morendo. Il biglietto è tutto bellissimo. Madonna, perché io rido queste cose? Porca... C'era qualcuno che stava registrando, però è interrotto, raga. Non ho letto chi era, ma c'era qualcuno che stava registrando. Mi sa che era Sofia, eh. Aspettiamo Kumi. E aspettiamo anche Sofia. La seconda non te la faccio, mi blocco solo a dirla. Uff, no, no. Dai, adesso. Provaci. Io sto morendo. Sto morendo, cazzo. Adesso chi vede registrare e interrompere vanno. Ho il telefono spento, mortacci tua. Mortacci tua, vabbè. Dai, torniamo a noi. Madonna, intanto salviamo, che dite? Forse salvare dopo 1 ora e 54 potrebbe essere un'ottima scelta. Ale che dice che kiwi vuoi? Li vuoi che kiwi? Se non vuoi quei kiwi, che kiwi vuoi? Che kiwi vuoi? Scommetto che il telefono l'ha lasciato al lavoro, sì. Il problema è che stai smart working, quindi... Allora, adesso salta i... Ah, ma si plana con B. Ok. Allora, io non riuscivo ad andare... su quell'isola lì. E qui ci sono delle cose. Ci sono cose qui. Quindi io devo andare qui. Vedete che c'è l'Ambrosia? Sta sul comodino. Allora sta comodo. Ma non tre volte va detta. Io stavo a fare... tre volte la Madonna. Tre volte è troppo. Oh, che bello, raga. Che bello. Bellissimo. Oh, finalmente si sta sbloccando un po'. Oh, e quelli? Ah, no, vabbè, sono solo funghi. Allora... Io voglio arrivare lì, perché lì c'è un botto di roba. Comunque molto curato. Mi è piaciuta molto l'espressione che ha fatto quando ha volato la prima volta. Questo gioco è bello. È bello. Non smetterò mai di dirlo, mi piace un botto. E poi è molto esplorativo, c'è un botto di roba da fare, quanto sto vedendo. Allora, qui ci sono le melagrane. Vado a perdere un po' di tempo per finire... Va bene, caro. Ah, però vedete che c'ho solo tre segmenti di salute. Quello mi preoccupa un po'. Anche perché prima al boss io sono arrivato praticamente ad averne uno solo. Quindi mi si stava quasi... Sbagliato tasto. Mi si stava quasi inculando. Allora, come ci arrivo lì sopra? Dalle sei che fai così? Ma poraccio. Dai, Bettino si spacca il culo. Comunque mi ha dato un pezzettino in più di... Minchia, l'arrampicata... L'arrampicata toglie un botto, raga. Non ce la faccio così io. Vediamo se funziona come in Zelda. No. Sono belle le colonne sonore. Mi piacciono un botto. Non è come Nier. Però... devo essere sincero. È un drago quello. Ma quello è un drago, cazzo. Sono molto simili a quelle di Odyssey. Anche se in Odyssey c'erano meno cori. Raga, io là sopra non credo di poterci andare. Non ho capito se c'è qualcosa. Ah, non posso guardare più di questo. Ok, facciamo così. Intanto ci prendiamo queste cose qua. Allora, sotto...
C'è uno scrigno epico, ma non capisco se è qui sotto. No, è lì dentro. Ok, c'è una miniera. C'è l'ingresso di una miniera. Ci posso arrivare lì? C'è un po' di dubbietti. Però se riesco a salire lì sopra, sì. Prendi la Big Bertha. Madonna, la Big Bertha. Che ricordi, cazzo. Posso chiedere come si mette la classifica donatori mensili? Boh, dalle impostazioni, credo. Comunque sì, fai prima a googlare. Ok. Quello si rompe, secondo voi? No. Ci si è venuto fino qua. Però questo non è pesante. Ah sì, mi sa che è pesante. No, non è abbastanza pesante, mi sa. Mi serve qualcosa di più pesante. Dove lo piglio? Nel culo. Dico questo perché non credo che qualcuno qui lo sappia. Sì, infatti. E infatti, vedi? Ah, però se ci vado io... No. Ah, questa parte della mappa potrebbe essere troppo difficile per ora. Ti conviene tornare più tardi. Io lo so, ma... Però cazzo, mi serve solo un pesetto da mettere lì. È possibile che non ci sia? Allora, qui mi sa che non ce la faccio. Ok, allora andiamo di qua. Andiamo verso il drago. Cosa potrebbe andare mai storto, insomma, voglio dire. Di quale cosa? Ah, tu dici della mappa. Sì, però ci sta che magari delle zone sono inaccessibili. Intanto prendo funghetti. Il drago sta lì sopra, se non sbaglio. Qui però posso continuare a salire un po', ma solo per i funghetti. E andiamo di qua. Io penso di... Sì. Penso di stare a fare una cazzata enorme a venire qua. Però sono deficiente, quindi voglio farlo. Tu sei brutto, porca puttana. Oh! Madonna. Ok, si è svegliato pure quell'altro. No, raga, questo mi fa un bucio di culo. Questo mi fa proprio un bucio di culo allucinante. Oh! Sì, ma questo non deve rompere il cazzo. No, questa credo... Non vorrei dire, ma penso che sia un'arpia, non un grifone. Ok. Se n'è andato a fanculo. Il grifone è quello che sembra più un leone, mentre l'arpia è quella che sembra più una chimera, ok. Sì, è tipo Cerbero. Raga, ma è Mufasa. Arpia e chimera, è un leone. Allora. Ma... Faccio più male con le pietrate in testa. Cos'è sta roba? Ottieni fico olimpico. Vabbè, parla chiaramente di me. Io ho paura di attaccarlo direttamente. Anche perché non ho più energia. Mi serve una pietra. Eccolo. No, no, no. No. Merda. Ok, gli faccio un botto con le pietre. Non sa che sono finite. Forse è il caso di curarmi. Questo è un attacco che io non posso evitare, a quanto mi ha scritto prima il gioco. Lì ci sono delle altre pietre. Pialo, cazzo.
Ok, gli ho tolto un botto con le pietre. Potrei... Ce n'è un'altra. Stunnato. Mo. GG. Dai, e che mi dai? Non compare tipo un mega... No. Pensavo comparisse un mega premio. Chiaramente il leone che ho diventato sto scritto. Che ficata il figo. Uccisione di criminali. Che loot, porca puttana. Dai, raga, cioè, con l'astuzia me lo so fatto e non mi ha dato un cazzo, ma seriamente. Ah, aspetta. Aspetta, questa era la chiave di accesso per questa zona qui. Almeno credo. Posso fare questa cosa? Oh, insiste a dirmi che non è del mio livello sta parte della mappa. Ma io sono pro. Tu devi calcolare questo. Protezione animali. Io penso che di bestie e boss sto gioco sia pieno. Capirai, cioè, prendono a mani piene dalla mitologia greca. Penso che ci abbiano veramente tantissimo. Cioè, non devono neanche sforzarsi a costruire una lore, perché ce l'hanno già. Sono pro player. Pro player. Con la R. Tanti fighi olimpici qua. Ci sono delle pietre lì, ce lo dobbiamo ricordare. E poi c'è questo che avevo visto in lontananza. Meno male che c'ho occhio. Mi sono le cornicchie. Però non so se è una cosa che io posso effettivamente fare. Fammi vedere prima se c'è qualcosa qui. Ok, qui ci sono solo dei fighi. Poi hanno preso anche gli oggetti da Fortnite. Prop player. Hanno preso i prop. Ok. Ho paura perché dice che sono ben protetti. Non sapevo che ci fosse questa cosa di giorno e notte. È la prima volta che la... Sarà un po' troppo? Non sarà un po' troppo? Ok. Allora, ben protetti, non pensavo così tanto. Perché si carica così piano? Forse perché sto in combattimento. Eccola. No! Scidua. Sto notando e gli faccio un botto di danno in più quando uso questa freccia qui. Mi sa che questa non era al mio livello, sì, decisamente. L'audio è altissimo però, raga. Ma io sono stronzo. Ma se io rimango qua... No. Se io facessi questo... Ah, questo oltre ad avere lo scudo mi sta anche sparando. Vabbè, raga, ma che ce ne fotte? Male che va, rispugniamo. Questo secondo me fa un male boia. Questo è peggio. Questo è peggio del... Si è fermato il tempo, non so perché. Questo è peggio del... Del leone di prima, eh. Non so perché si ferma il tempo, ma non mi dispiace per niente. Ah! Sti cazzo di scudi maledetti. Oh! Cazzo! Mi ha martellato. Sì, però che ci può stare in quello scrigno, raga? Che ci può stare in quello scrigno? Ecco, venite voi piccoli. Oh, gli ho tolto lo scudo.
stunnato. Vai giù, vai giù, vai giù, vai giù. Vai giù, pezzo di merda. Ah! Aia. Questo mi ha rotto i coglioni. Allora, se ci facciamo gli add, forse è fattibile. Ah, perfect dodge e mi si blocca il tempo, ok. Raga, non ho cure calcolate, eh. Ma scusate, ma ne sono usciti due nuovi? Ma stanno uscendo mostri nuovi? Mi era sembrato ne rimanessero solo due e sono comparsi tipo altri. Ah, ma quelle melograne me le posso mangiare. Il centurione respawna. È vero? Ok. Questo è stunnato, non so perché. Va bene. Forse l'ha stunnato quello col martello. Aia. Ok. Dodge perfetto. Raga, è fattibile. È fattibile. Ma non puoi cadere? Oh, godo. Godo. GG. Ma non mi ha dato. Ma io pensavo mi desse qualche pezzo di equipaggiamento, robe, cose. Cose, cose, niente. C'è un grifone lì. Speriamo che non sia eccitato, perché altrimenti è un ingrifato. Questa era brutta, eh. Però non mi ha dato. Ma qui mi segna uno scrigno epico. E non mi ha dato niente. Cioè, mi ha dato, sì, quelle robe. Questo è grosso, eh. Aspetta, questo c'ha un simbolo addosso. Cioè un simbolo sulla barra della salute. Che è diverso. Non ce l'avevano neanche quelli. Non gli ho fatto un cazzo. No. Se vedi c'è una barra secondaria sotto per le creature grosse, più li colpisci, più riempi le, più rompi, e rompi le difese, più la barra si carica. Ciao Peppe. Al massimo vengono stunnati, poi la barra già la scende con quanti hit e fai col te. Ok, ok. Però no, non si può fare quel. Non si può fare quel mostro lì, non si può proprio fare nella maniera più assoluta. C'è un'Ambrosia qui. E qui c'è questa sfida mitica Odisseo, che non so cosa sia. Dov'è che non lo vedo? Però qua mi dà ancora un... Eccolo. Come ci arrivo lì sotto? Mi sa che l'ho già passato. Sì, probabilmente l'ho già passato. Vabbè, ma sali, no? Sali? È una superficie, puoi salirci sopra. Rip. Ma guarda che cretina però, eh. È qui. Quella camera d'oro di prima? Boh. Ah, è vero. Sì, quella che non sono riuscito a fare. C'hai ragione. Ok. Sono in una zona in cui non dovrei essere. Qui ci sono anche altre cose. Scrigno epico, le prove. Io direi di tornare all'osservatorio. Dai, andiamo. Però sfida mitica costellazione l'ho fatta? Sì. Perché mi dava il simbolo. Bello cazzo. Veramente bello.